verso l'amico mio e ci fanno anche We are Sicilian boys. Annuate. Siamo picciotti siciliani, chi di tu, annuate. L'amico mio ci fa, chi siete? I am from Catania. E tra la mia fa, e my friend from Palermo. Signore, appena ci disse Palermo, si nacchiano alberi di banane, si nacchiano. Guardate che non sto scherzando. Mi faceva il da sopra, Totorrina, ci sta, ma fa in colo, c'è mio. Ma tu immagini. E guardate che non sto scherzando, non è che cabareghi. Ora se, grazie. Se dove, chi della palermetà non ci dice Palermo? Chiedo subito, a Palermo, se c'è mafioso. Scusa Pino, era meglio che ci diceva che saggio, Bolzano. Ma siccome noi siciliani ci teniamo a fare bella figura, dici guardi che con, come dice lei, purtroppo è una minoranza, i siciliani sono brave persone. No, no, guardi, siete cicci mafiosi. L'amico mio, no, ma guardi, purtroppo in America siete abituati a vedere The Godfather, Il Padrino, ma mi creda che i siciliani sono brave persone. No, no, guardi, siete cicci mafiosi. L'amico mio, si stava cominciando a incazzare. Senta, io lo capisco, ma non è che lei è giusto. Mi creda che lei è vittima di una visione un po' parziale della realtà, perché i siciliani sono brave persone e chi non se cicci mafiosi, insomma, chi non continuava, minchia, l'ha dovuto ammazzare. Ecco. Mi permetto di scherzare su noi siciliani, perché come diceva Cicerone, noi abbiamo una grande particolarità, che è quella di ridere degli altri, ma di ridere di noi stessi. Il nostro famoso autoironismo. Grazie all'ironia, il siciliano è andato avanti. Noi abbiamo una formula filosofica che ci ha fatto attraversare dominazioni, sofferenze, che qualsiasi cosa succede in Sicilia, o siciliano che ti dice? Ma sì, fottete e te la accampare. E guardate che questa è una grandissima formula filosofica, che il siciliano è servita molto. Anche perché io faccio l'esempio, mi fanno le battute, la Sicilia va avanti, ancora adesso io vado a Milano e mi dicono, questa sa, ma la lupara ce l'hai nella macchina? E io ci dico sì, e su un tixemuta piglio te sparo, capito? Mi fanno incazzare, mi fanno queste, aspetta, mi fanno queste battute cretine, terroni. Quando mi dicono terroni, io sono orgoglioso di essere, perché io che conosco la storia della Sicilia e so che nel VI secolo avanti Cristo fra le tre città più importanti del mondo antico, due erano Agrigente e Siracusa. Signori, in Sicilia ce l'hanno tutti, ce l'hanno i nonni, ce l'hanno i figli, ce l'hanno i zii, ce l'hanno i nipoti, ce l'hanno i vicini, ce l'hanno tutti. Ci sono due, tre telefonini a persone, la gente un po' a mangiare, ma un telefonino ce l'ha. Signora, ne esce l'iPod, che subito, prima. L'altra volta mi dice, a Palermo c'era, è uscito l'iPod 4. Io in via Libertà e bitta a fila a gente che è tutta in due a fila. Ma che cosa è successo stasera a mezzanotte, gente in fila? Mi avvicino e ci faccio a uno, scusa, ma perché siete in fila? Stiamo aspettando l'iPod. Mi ci surrealano, perché erano tutti in fila? Cioè no, 599 euro. Se cornute che siete, cioè vi mettete pure in fila per nascere i piccoli. Perciò tu dici, e ormai il telefonino, come da tutte le parti del problema, che ci ha un po' condizionato la nostra vita, diciamoci la verità. La Sicilia è andata avanti come tutte le parti del mondo senza il telefono, ora improvvisamente non ne possiamo più fare a meno. Pensate, esiste una malattia che si chiama dipendenza dal telefonino. Io la conoscevo non so dalle droghe, dall'alcol, ma esiste dal telefonino. È stata stestata in Inghilterra, si manifesta nel momento in cui non prende più il telefono oppure se si sta scaricando. La persona va nel panico. Un piglia chiude il telefonino, mettete qua, aspetta un minuto, alzati, no, qua piglia, qua quanto tacche c'hai, mettete così, capito? Ormai facciamo gli antennisti di professione. La gente senza il telefono non esce più di casa, signor. L'altro giorno se esce, se una famiglia normale esce da casa, dici, ti scordaste un figliolo? Dici, vabbè, fottiti, un telefonino ce l'hai, allora poi esce, non ti preoccupare. Non c'è problema. Il problema è che noi in Sicilia lo utilizziamo anche in maniera eccessiva, infatti squillano in qualsiasi situazione. Se sei sul posto di lavoro, se sei magari dal medico, ma addirittura, io ne voglio parlare perché veramente qua si rasenta l'educazione, se lo portano anche in chiesa. Ora, signor, no, ma la verità lì, ma tu immagini in chiesa col telefonino acceso. L'altro giorno un prete siciliano ha dovuto mettere un cartello fuori dalla chiesa con scritto: il Signore ha tanti modi per comunicare con voi,
ma sicuramente non vi chiamerà mai al cellulare. Pertanto vi invitiamo a spegnerlo. Mi sembra di un'educazione troppo gentile. Thank you very much. Ma tu immagini mentre uno si sta confessando. Pace, mi pento, mi dolgo. Ma tu immagini. Signore, non se ne può più. Ormai col telefonino non sappiamo più parlare con i nostri figli. L'altro giorno mi ha raccontato un amico di mio padre, dice, non capisco più niente. L'altro giorno un ragazzo appena patentato esce, signori, con la macchina, 19 anni, sopra ci dice, stai attento, non correre con la macchina che ti chiama al cellulare. Dice, papà, stai tranquillo, a mezzanotte torna, suo padre ci dona una grandissima timpolata. Noi siamo così, signore, abbiamo questo rapporto col cibo, soprattutto anche con il clima. Signori, noi siciliani, ecco perché ci dicono per esempio che noi lavoriamo di meno, è vero, un po' è vero, ma c'è anche il fattore climatico, il siciliano è meteoropatico. Signori, noi viviamo in funzione del clima. Non c'è siciliano al mondo che la prima cosa che fa quando si alza la mattina qual è? Apre la finestra e talia che tempo c'è. Lo fanno tutti. Un siciliano si scanta. E di solito apri la finestra, c'è una bella giornata, ti viene voglia di uscire, di divertirti, ma Dio ne liberi. Siciliano apre la finestra ed è tutto nuvoloso. Bedamati. Siciliano guarda quelle nuvole e si rattrista. Maria chiama sua moglie, Rosuccia, guarda che tempo che c'è. Talia di nuvole, talia sua moglie. Sei nata a travagliare un cevallo.